Piazza di Pietra, siamo nel cuore di Roma e all'interno di quello che era il Tempio di Adriano sta cominciando una maratona, 48 ore per realizzare un prototipo funzionante di videogioco, ma questo evento ha anche un'altra particolarità. Siamo a Roma alla sede della Global Game Jam, ma questa manifestazione si svolge contemporaneamente in tutto il mondo. Quest'anno ci sono oltre 500 paesi contemporaneamente e considerate che l'anno scorso sono stati prodotti da questa manifestazione oltre 4.000 videogiochi per un totale di 25.000 partecipanti. In Italia siamo grandi consumatori di videogiochi, ma purtroppo, ahimè, siamo poco produttori e sono manifestazioni come queste con cui speriamo di lanciare questo mercato anche in Italia. Il mercato dei videogiochi indipendenti è un mercato che a livello globale fa girare 84 miliardi di dollari e Roma e l'Italia non possono stare fuori, diciamo così, da un mercato così ampio e così importante. E un'istituzione come la Camera di Commercio non può che sostenere, diciamo, lo sviluppo di questi, appunto, sviluppatori indipendenti. E il 54% di questo mercato è fatto da sviluppatori indipendenti e quindi sono le persone che in qualche modo sono il motore di questa nuova fase dell'innovazione. La prossima volta che vedremo qualcuno con un videogioco sarà bene ricordarsi che non è solo un gioco, ma anche un prodotto che può fare da volano sia alla crescita economica che all'innovazione.